Buonasera, segno dei tempi, segno dei mutamenti che stanno avvenendo nell'Unione Sovietica. Una volta chi voleva riprendere l'esilio di Gorky, Andrei Sakharov, il più famoso dei dissidenti russi, doveva farlo di nascosto, superando non pochi rischi e difficoltà. Ora è stata la televisione sovietica a mettere a disposizione uno studio dove Sakharov è stato intervistato in diretta via satellite da due delle principali reti televisive americane. Ho già ripreso il mio lavoro all'Istituto di Fisica dell'Accademia, ha detto Sakharov, che in questi giorni ha parlato con diversi giornalisti occidentali, e mi occuperò anche, ha aggiunto, della sicurezza dell'energia nucleare. Vorrei scrivere sulla stampa del mio paese se potrò farlo senza censure. Ritengo, ha detto ancora Sakharov, che per il prestigio dell'Unione Sovietica nel mondo sia importante liberare tutti i detenuti per reati di opinione. L'ho già detto a Gorbaciov, la loro sorte mi preoccupa molto. Il nuovo clima di chiarezza, di trasparenza, così l'ha chiamato Sakharov, è davvero importante. Gorbaciov, ha affermato il grande dissidente, si è impegnato di persona in questa battaglia. E mentre Sakharov rilasciava questa intervista, dagli Stati Uniti arrivava la notizia che il regista Yuri Lyubimov, da anni esule in Occidente, si è detto disposto a ritornare in patria se gli sarà garantita la libertà di espressione artistica e di movimento. Tra le eredità lasciate dall'era Brezhnev ai nuovi dirigenti del Cremlino, la più pesante rimane quella dell'invasione dell'Afghanistan. Dopo 8 anni di guerra, neppure Gorbaciov sembra in grado di trovare una soluzione politica al conflitto che dal punto di vista militare appare insolubile. Le Svestia, parlando dell'anniversario dell'invasione, ribadiscono che l'Unione Sovietica non abbandonerà mai l'Afghanistan se non cambia l'atteggiamento di chi arma e sostiene la guerriglia. Sono 4 i morti e 16 feriti nel crollo di un albergo tedesco affollato di turisti. Il tragico incidente è stato provocato da un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Tra le vittime non ci sono italiani. Queste sono le prime immagini dell'albergo distrutto a Garmisch, famosa località sciistica della Baviera. Le persone morte nel crollo dell'edificio si trovavano in piscina, nella sauna oppure nel solario. È stato perciò difficile identificarle. Addosso non avevano documenti. 9 persone sono rimaste ferite nell'incendio e nel successivo scoppio di un apparecchio televisivo a Quartuccio nel Cagliaritano. 4 sono in fin di vita. Sembra che il fuoco sia divampato dopo che alcuni bambini avevano gettato un flacone di alcol dentro un caminetto. Investiti dalle fiamme, i piccoli si sarebbero tolti gli indumenti gettandoli per casa. L'incendio si è esteso subito anche al televisore che è scoppiato. In Francia, come per gli studenti, si sostiene in ambienti vicini allo stesso primo ministro Chirac, anche per i ferrovieri è stata una goccia a far traboccare il vaso. Ci si interroga, all'interno della maggioranza, se valeva davvero la pena di ostinarsi nel progetto di riforma dello statuto dei ferrovieri. Per protesta i ferrovieri scioperano infatti da 10 giorni. Notevoli i disagi che si fanno sentire anche in Italia. In Piemonte sono fermi 70 treni merci con materiale deperibile. Non si intravede una via d'uscita. La base sta cercando di organizzarsi anche al di fuori delle tradizionali strutture sindacali. Chirac ha rinunciato a lasciare Parigi per le feste di fine d'anno e sta cercando di sbloccare la vertenza. La direzione delle ferrovie è disposta a riunire una commissione mista con la partecipazione dei sindacati per discutere delle condizioni di lavoro. Resta aperto il problema della nuova griglia dei salari che dovrebbe entrare in funzione dal 1 gennaio dell'88. Verrebbero, secondo il nuovo statuto, rafforzati notevolmente gli aumenti di merito rispetto a quelli tradizionali di anzianità, una decisione questa fortemente contestata dai ferrovieri in sciopero. Se voltiamo pagina, parliamo del compleanno di un'attrice leggendaria, Marlene Dietrich, la famosa interprete, l'insuperata interprete dell'Angelo Azzurro, la donna che ha fatto sognare intere generazioni, compie 85 anni. Ce lo ricorda in questo servizio Vincenzo Mollica. Non appare in pubblico da molti anni, eppure la sua leggenda è più viva che mai. Probabilmente a Marlene non farà piacere che venga ricordata questa data, ma fa parte del gioco delle ricorrenze e gli auguri sono sinceri. Il suo fascino è indelebile, il suo sguardo racconta ancora molte emozioni. Tra i suoi film ricordiamo L'Angelo Azzurro, Marocco e Shanghai Express. Fiumi d'inchiostro e oceani di definizioni hanno accompagnato la sua carriera. Ognuno ha cercato di fermare in un intreccio di parole la sua magia senza riuscirci.
Di recente, per sgomberare il campo dalle illazioni, ha scritto un libro raccontando le sue verità. L'immagine con cui ci piace ricordarla è tratta da Shanghai Express. Questo suo primo piano vale molto più di tanti commenti. Una coppia di fidanzati litiga per i regali di Natale, lei si arrabbia e gli spara alla testa un colpo di fucile. È accaduto nel Texas, negli Stati Uniti. L'uomo, 30 anni, non aveva portato nessun dono alla ragazza che invece gli aveva regalato un completo per la barba e una boccetta di acqua di colonia. Dopo pranzo, in casa della donna, dopo aver bevuto abbondantemente, i due hanno bisticciato. Lui ha gettato in faccia alla ragazza il regalo ricevuto, lei a questo punto ha preso il fucile e ha sparato. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale, la ragazza è finita in prigione. È praticamente cessata l'ondata di gelo che aveva investito nei giorni scorsi il nostro paese. Il tempo migliorerà nelle prossime 48 ore, neve e gelo potrebbero tornare, secondo le previsioni degli esperti, per la fine dell'anno. Anche in Abruzzo, una delle regioni più colpite dal maltempo, la situazione è migliorata. Stamane è stata raggiunta la comitiva di 50 turisti che per 3 giorni era stata isolata a causa della neve a Passo San Leonardo sull'Appennino. Non ci sono più frazioni isolate, tutte le strade sono percorribili, ma oltre gli 800 metri viene consigliato l'uso di catene o pneumatici da neve. Alcune difficoltà, ha segnalato la polizia stradale, sono provocate soprattutto da automobilisti imprudenti che viaggiano nelle località di montagna senza le necessarie cautele. E vediamo ora nel dettaglio come si annuncia il tempo nelle prossime ore. Uno sguardo subito al satellite. Dall'Italia si allontana la depressione che dalla scorsa notte si è fatta sentire prima al nord, poi al centro e successivamente ha raggiunto il meridione. Per domani residui piovaschi sull'estremo sud e sulla Sicilia, nuvolosità variabile sul settore adriatico. Cielo sereno sul lato occidentale della penisola e sulla Sardegna. La temperatura continua a risalire in quasi tutte le regioni. Abbiamo così concluso. Adesso c'è un film e nell'intervallo l'edizione della notte del telegiornale. Grazie dell'attenzione e buonasera.